È il momento della proclamazione. Daremo lettura degli eletti. Adesso guardo un attimo la regia. Perfetto. Dovrebbe arrivare. Ecco, sta arrivando Marco Zanoni. Buonasera, Presidente. Buonasera. Siamo un po' argento. Comodati con calma. La busta, Marco, con gli eletti? La busta con gli eletti l'aveva i Tornieri, l'aveva. Ah. Siamo partiti insieme. Io l'ho un attimo anticipato, ma dovrebbe arrivare. Ok, regia, colleghiamoci con l'APICAR e vediamo dov'è finita la busta, perché qui siamo un po'. Dovremmo esserci, Presidente, dovrebbe arrivare. Ah, eccola. Ah, noi adesso scendiamo, spero che arrivi. Sì? Lo vedi? Sì? Forza, Davide. Un po' piccolina per lui, comunque vedo la busta nel cruscotto, la busta è partita. Speriamo che arrivi presto, Marco. Dove sta andando? Ah, ecco. Qui sta entrando la busta con gli eletti. Grazie, grazie. Ringrazio Commissione Elettorale. Ecco qui. Vi leggo il nuovo consiglio direttivo appena eletto. Arrighi Gabriele, Calzificio Argo P, Barbero Giulia, MAV Man at Work, Bergamini Marco, GT Service, Caleffi Alberto, Transfilm, Caloni Andrea, OMG, Gazzurelli Erika, GR Sistemi, Govi Elisa, CS Paper, Lodi Elisa, Lodi SRL, Mondini Carlo, DPM Studio, Rebecchi Simona, Rebos Oleodinamica, Redini Stefano, Redini SRL, Scardovelli Riccardo, SRS Studio Associato, Torresani Silvia, Amica Chips, Zeni Alessandro, SA Consulting, Zordan Francesco Extrema. Ecco, come avete visto sono rigorosamente in ordine alfabetico. Facciamo i complimenti ai nuovi eletti, grazie a tutti e soprattutto ringrazio tutti i 30 colleghi che veramente mi hanno fatto un grandissimo piacere che si sono candidati, perché ci hanno messo la faccia. Veramente ho apprezzato tutti come Presidente, vi ringrazio tantissimo e ripeto quello che avevo già poi detto all'inizio del mio discorso: in associazione ci sono tanti progetti, tante cose da fare, e quindi anche chi non è comunque stato eletto ufficialmente sarà comunque convocato per altre iniziative, perché la passione per l'impresa c'è in tutti voi imprenditori, e quindi noi la vogliamo che voi la potete esprimere in qualsiasi modo. Grazie a tutti. Siamo in chiusura, quindi volevo cogliere l'occasione innanzitutto per ringraziare
la struttura associativa che ha lavorato alacremente e in questo momento di emergenza ha sempre supportato le nostre imprese con nuovi progetti sempre più ambiziosi. Grazie a Don Giulio, che è stato nostro ospite, e tutte le persone che hanno partecipato. Fare l'imprenditore è veramente difficile, ci mette molto alla prova, però veramente è il lavoro più bello del mondo. Grazie a tutti. Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani dalle ore 8:30 con un nuovo consiglio direttivo. Vi aspettiamo in associazione e su APTV per tante nuove iniziative in modulazione di frequenza e puntiamo a vederci presto di persona. È tutto per oggi, abbiamo terminato, buona serata!